Sì, secondo me gli ultimi 15-20 minuti dovevamo gestire meglio la palla, soprattutto noi a centrocampo, però ci siamo lasciati schiacciare, abbiamo indietreggiato di 10-15 metri, hanno giocato loro gli ultimi minuti, dopo il gol che è stato annullato, praticamente sempre loro hanno avuto la palla. Ma noi non dobbiamo pensare al risultato perché ormai c'è stato, ci servirà l'insegnamento per le prossime partite, quindi guardiamo avanti e continuo a lavorare. Lucio, voglio vedere se sei diplomatico o meno, ti trovi meglio con Pacino o con Cianciarelli in attesa di alcuni? No, vabbè, ma tutte e due, con tutte e due, perché alla fine hanno tutte e due caratteristiche più da incontristi, anche se alla fine tutti sappiamo giocare la palla, però mi trovo bene pure con Arcuri, uguale. Poi Cianciarelli è uno che vuole la palla tra i piedi. Sì, sicuramente. Sì. Cianciarelli vuole più la palla come me, Pacino è più proprio un incontrista, però sono tutti validi, dai. Senti, tu hai giocato con Giacomo Rana. Sì. Che esperienze hai e cosa pensi di questa società e della squadra, anche se penso che non ci sarà rimasto nessuno? No, da quando ci ho giocato io, 3 anni fa, ci è rimasto solo Nocciolini. E quando c'ero io era una società seria, adesso hanno cambiato un po' tutto, presidente. Quindi penso, ho risentito il direttore, dice anche lui mi ha detto che è una società seria, poi noi andiamo a giocare la partita e basta. Ma io ho fatto 6 mesi, da fine gennaio ho fatto 13 partite, sicuramente mi ha formato perché un conto ero, prima era, fino a gennaio ero stato in primavera a Pescara, fare un campionato di C2 è tutta un'altra cosa e mi ha formato sicuramente. Qualcuno dice, Luca Lulli si piace un po' troppo, nel senso che gli piace avere la palla tra i piedi e magari dovrebbe sveltire più il gioco. Tu cosa rimpatti a questo appunto? Ma io mi adatto alle partite, quando c'è più da tenere la palla e da giocare cerco di farle, quando c'è più da correre tipo Salerno e Brescia, secondo me sono state 2 partite diverse. Dirti che quest'estate a Salerno abbiamo fatto una partita più accorta, più di cattiveria per recuperare la palla e ripartire, quindi cioè, quando c'è da fare una cosa la faccio, quando c'è da fare l'altra cerco di fare l'altra.